Molte persone pensano di avere un obiettivo, in realtà quello che hanno è semplicemente un desiderio. Sì ragazzi, perché tra avere un obiettivo concreto e volere qualcosa c'è un'enorme differenza. Dire vorrei dimagrire, vorrei mettere muscoli, non significa niente per quanto possa sembrare un obiettivo. Allora, il presupposto di questo video è darvi quei 5 punti essenziali che un obiettivo deve avere per definirsi tale. Primo punto, deve essere specifico. Secondo punto, deve essere misurabile. Dobbiamo avere dei parametri di controllo via via per capire se ci stiamo avvicinando o allontanando dall'obiettivo richiesto. Terzo, deve essere raggiungibile, che ovviamente deve avere una prospettiva di realtà. Infatti il quarto punto qual è? Deve essere realistico. Non possiamo mettere come obiettivo qualcosa che, per quanto bello, è un sogno irrealizzabile, perché questo significa anche andare incontro a dell'insoddisfazione, in alcuni casi addirittura alla una sorta di depressione, perché vediamo la meta sempre lontana, irraggiungibile, ma non perché siamo sbagliati noi, semplicemente perché abbiamo sbagliato il presupposto di base. E il quinto deve avere un arco temporale specifico, la cosiddetta deadline. Quindi dobbiamo assolutamente dare una scadenza temporale ai nostri obiettivi. Come si può riassumere tutto questo, questi 5 punti, in un esempio concreto? Prendiamo ad esempio una persona che vuole dimagrire. Dicevo poc'anzi all'inizio di questo video, voglio dimagrire è sicuramente lodevole come obiettivo, ma non vuol dire niente. Se invece però, prestate bene attenzione, diciamo, ho deciso di perdere 10 kg in 7 mesi, questa è già una cosa ben diversa, perché abbiamo un arco temporale, abbiamo una specificità, abbiamo una realtà e possiamo mettere in campo delle azioni e delle strategie che ci portano davvero verso quell'obiettivo. Per cui la domanda che vi faccio è: voi cosa avete? Obiettivi o desideri? Fatemelo sapere.